sono qui su vero che può giocare, ma l'intenzione da parte tua è quella di inserirlo oppure continuare con Pessina, e dovesse esserci Veloso, a quel punto Pessina farebbe un passo in avanti sulla linea di terzo quarti. Qualche idea è ancora tutto quanto? No, non c'è, non so se è meglio magari anche partire subito dall'inizio, perché sta bene, cioè quando era infortunato ha lavorato tantissimo per non perdere la forma, almeno sembra così, ha fatto una settimana buona, potrebbe essere anche una soluzione dall'inizio, magari più prudente come dici te, andare pian piano, poi vediamo oggi. È comunque una cosa, nel tennis si dice quando un giocatore è in fiducia, cioè che fa le cose anche che magari in condizioni diverse non farebbe. Parlando più di Fiorentina, è venuto in mente il caso di Valerio Guerra, che tu spesso è stimolato a sfruttare il tiro per potenzialità. Quel velo che fa sul corpo di Carne, cioè fa vedere un giocatore che è molto consapevole di sé, cioè un Guerra, quando è tu di Guerra, ma potrebbe essere anche per qualche altro dei tuoi ragazzi, rispetto a un mese, due mesi fa. Anche qualitativamente si vede qualcosa di più in questo Verona? No, io penso che un gruppo, incluso a me, è pieno di difetti, che lavoriamo su toglierli. Però d'altrettanto penso che sono giocatori che hanno anche pregi, che vogliamo lavorare, eliminare difetti, che pregi poi escono. Penso che il difetto di Vere per me, come io vedo calcio, era sul piano fisico, sul ritmo, su proprio, che si vedevano anche prime partite che non riusciva a reggere il ritmo. Invece quando regge, quando sta così, poi quello che ha fatto per me è abbastanza normale, che ce l'ha dentro. Uno sguardo all'avversario, la Roma non è errato, credo, considerarla a livello qualitativo dopo la Juventus e l'Inter, che è la squadra più competitiva del campionato, sei d'accordo? No, ci sono le squadre anche prossime, Atalanta penso, però Roma gioca un bel calcio che mi piace, il modo in cui difendono, come attaccano, è tutto chiaro e mi sembra che sta migliorando come prestazioni. È una squadra veramente tosta e sarà una partita veramente molto difficile. Ti chiedo l'ultima cosa, che è sulla partita di domani. Hai visto il ritorno in conferenza stampa di fronte ai microfoni di Sinisa Mihajlovic, cioè, dal punto di vista umano, che effetto ti ha fatto sentirlo, vederlo e il messaggio che ha lanciato? No, cioè io penso che condividere così malattia con tutti non è da tutti, cioè, io dubito che io avrei fatto così. Lui ha avuto coraggio di condividere ogni momento con tante persone, che evidentemente gli ha dato anche tanta forza, e speriamo che tutto vada bene. Buongiorno mister, l'attacco ha girato bene, come ha lavorato in questi giorni il suo quarto avanzato, se ha visto tutti allo stesso livello, pronti per essere titolari domani, quindi sarà solo una scelta dell'ultimo istante o sa già le idee chiare? No, abbiamo lavorato bene penso questa settimana, cioè anche là secondo me abbiamo margine di miglioramento in assoluto, dobbiamo sicuramente migliorare varie situazioni di attacco, non solo conclusioni ma anche altro, però stiamo lavorando bene.